a tutti. Allora, oggi vi parlo di questo pedalino Octaver della Mohr. Innanzitutto devo dire che questo pedalino offre tante opportunità, però sul basso, secondo me, non funzionano tutte. Nel senso che l'ottava bassa funziona bene, infatti è quella di cui avete ascoltato adesso il suono. Questa è un'ottava sotto, perché normalmente avremmo questo suono normale, senza, con il pedalino disattivato. Come sentite, questo inserimento dell'ottava bassa scalda abbastanza il suono e può servire soprattutto dove mancano un po' le basse, essendo il riff magari molto, molto sull'acuto. Mentre diciamo che sull'ottava bassa la differenza non è proprio così sostanziale. Anzi, forse impasta perfino il suono, quindi è da utilizzare su un'ottava più acuta. La sistemazione che vi ho messo adesso in pratica è un'ottava, questo. Allora, vediamo, un'ottava sotto e messa a metà, e poi quella superiore, perché questo permette l'ottava inferiore e superiore, disattivata, perché nel momento in cui l'attivo, allora il suono attivata con il sub suona così. Se io alzo l'ottava superiore, viene fuori questo suono che francamente a me sul basso elettrico non piace. Non so se è utilizzabile sulla chitarra o su qualcos'altro. Non so se per la qualità del pedale non sia buona, oppure non è fatta semplicemente per suonare su un basso elettrico. Comunque, per me diventa improponibile la cosa. Quindi tutte le altre opzioni che abbiamo, meno 1 più 2, ad esempio questa va l'ottava superiore più 2, quindi ancora peggio, a meno che non si voglia fare sperimentazione, usare un basso con un suono tipo synth, secondo me non è comunque utilizzabile. Quindi a questo punto io tolgo l'ottava superiore, a meno l'abbasso a zero e lascio quella inferiore. Questo è l'utilizzo che ne faccio io dell'Octaver. Altri comandi che ha il pedale, abbiamo il livello in ingresso. Quindi adesso è circa 3/4, se lo abbasso il volume sarà più basso. Il volume del suono originale. Come sentite invece il sub è il volume del basso, quindi dell'ottava sotto. Adesso la tiro su, la estremizzo al massimo, abbasso abbastanza quella del suono originale, così dovrei avere solo, quasi esclusivamente sentibile, udibile l'ottava sotto. Ok? Quindi io posso, ho la possibilità di miscelare il suono originale del basso a quello dell'ottava sotto, volendo anche quello dell'ottava sopra. Infatti abbiamo sub, quindi quella sotto, questo qua è il suono originale, centrale, dry. E upper, l'ottava sopra, se eventualmente volessi inserirla. Io normalmente lo utilizzo con più di 3/4, quasi totale, il suono originale,
circa metà il sub e l'upper totalmente, totalmente disattivato. Bene, grazie a tutti per aver visto questo video. Vi invito a mettere un mi piace o lasciarmi un commento o dirmi come utilizzate voi il pedale dell'Octaver. Quindi ricordo, questo pedale si chiama Pure Octave della Mohr, è un pedale molto economico, penso che costi sulla cinquantina di euro, 60 euro massimo, e diciamo che non è un pedale di altissima qualità, però può fare il suo lavoro. Grazie a tutti e ci vediamo prossimamente. Ciao, buona musica, Carlo. Thank you.